questi giorni tanti mi stanno scrivendo perché si stanno iscrivendo alla laurea in scienze dell'educazione L19 e mi chiedono chiarimenti sui titoli e sul valore legale. Sul valore legale in particolare c'è una precisazione che conviene fare. È una cosa importante. Tutti i laureati in scienze dell'educazione accedono alla qualifica professionale di educatore professionale socio-pedagogico. L'educatore socio-pedagogico può lavorare in servizi e presidi socio-assistenziali, socio-sanitari, sanitari e socio-educativi in relazione a tutte le fasce d'età: bambini, adolescenti, giovani, anziani, adulti, o anche rispetto a tutte le condizioni di vita: persone che vivono in carcere, persone che hanno una condizione di handicap fisico, psichico, sensoriale, eccetera. Tutti i laureati in scienze dell'educazione hanno la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico. Ma c'è un ambito che riguarda il sistema dei servizi per l'infanzia. Per lavorare nel sistema 03 ci vuole sì la laurea in scienze dell'educazione, ma ci vuole la laurea in scienze dell'educazione con indirizzo infanzia, cioè nel percorso di formazione deve essere previsto la presenza di 55 crediti formativi universitari che riguardano specificamente l'infanzia. Quindi, tutti i laureati in scienze ed educazione possono lavorare su tutte quelle categorie che vi ho detto prima, soltanto quelli che hanno il percorso specifico infanzia possono lavorare su tutte le categorie che vi ho detto prima più l'infanzia. Questo è un tema importante. Perché potrebbe capitarvi di iscrivervi ad un corso di formazione senza indirizzo, ad un corso di laurea senza indirizzo, e poi di scoprire al termine di non poter accedere ai concorsi per i nidi. Vi segnalo, fra l'altro, che i concorsi per i nidi sono una fetta importante del nostro pezzo delle attività lavorative che ci coinvolgono. Per questo motivo, conviene che verifichiate in via preliminare se l'università nella quale pensate di iscrivervi prevede un corso di laurea con indirizzo infanzia, in modo tale da non dovervi trovare all'interno in una difficoltà da dover risolvere successivamente con un corso aggiuntivo. Dover fare un corso aggiuntivo di 55 crediti formativi implica impegno, tempo, 55 CFU sono un anno ed evidentemente tanti soldi che oggi potete risparmiare se fate un po' di attenzione. Ciao a tutti!